inaugura oggi un nuovo volo Firenze-Palermo. Assolutamente sì, finalmente torniamo con una grande compagnia che ha scelto Firenze per ripartire con i voli per Palermo, a cui seguiranno poi anche quelli per Bari e per Cagliari e Catania. E quindi siamo molto contenti di iniziare, come avete potuto vedere la ripartenza dall'aeroporto è dovuta anche a questa sperimentazione che come Toscana Aeroporti ci siamo immaginati, ci abbiamo creduto, è stata approvata dall'Ente Nazionale Aviazione Civile, dal Ministero, e grazie a questo abbiamo potuto riaprire l'aeroporto. Penso che sia un benchmark al quale più tardi si adegueranno anche altre infrastrutture aeroportuali, però grazie a questo via via le compagnie stanno ripartendo. È ripartita il Dolomite, è ripartita KLM, è ripartita Air France, ripartirà Vueling, insomma, ripartiranno tutte le compagnie che di solito sono a Firenze e anche naturalmente a Pisa. A Firenze sono ripartiti i voli il 1 giugno, l'aeroporto di Pisa invece non è mai stato chiuso. Un bilancio di questa situazione e le prospettive per il futuro? Il bilancio è presto fatto, siamo tutti gli aeroporti nel mondo, ma in Italia in particolare hanno fatto un vero shutdown e le prospettive all'inizio forse erano ancora più nere, più grigie, mentre l'evolversi del Covid fatto cominciare a sperare in una ripartenza. Noi, insieme al Presidente e tutti i nostri tecnici, da circa 2 mesi abbiamo iniziato a lavorare su questa ipotesi di pre-screening, triage, per poter dare tutta la possibilità ai passeggeri di sentirsi che entravano in un ambiente pulito, in un ambiente sicuro, in un ambiente, diciamo, il più possibile free da contagio. Mi sembra che la ripartenza coincida anche con un momento di maggior fiducia, anche se con grande prudenza bisogna continuare a operare. I segnali che il mercato aeronautico dà sono positivi. Coda, Air France, Gruppo Air France, KLM e Dolomiti, vediamo molte, quasi tutte le linee aeree su Firenze e anche su Pisa. Se andate a vedere Ryanair, dove si vendica molte destinazioni, a partire prevalentemente dal 1 di luglio, ma anche verso la fine di giugno. Dal 1 di luglio dovrebbe partire anche da Pisa. Quindi siamo abbastanza fiduciosi. Certo, bisogna stare con grande attenzione, abbiamo dato tanta attenzione anche alla sicurezza dei nostri dipendenti, tutti gli operatori all'interno dell'aeroporto. Per noi la principale item è in questo momento la sicurezza, far sì che i passeggeri si sentano comodi. Quindi abbiamo individuato le tecnologie più sofisticate per poterli disinfettare, per poter pulire periodicamente. Abbiamo fatto questo protocollo in accordo con ENAC, con il Ministero dei Trasporti, e anche in funzione di questo Firenze è ripartita proprio per fare questa sperimentazione un pochino più, diciamo, spinta in termini di procedure. Ha avuto in termini finanziari questo periodo di Covid su Toscana Aeroporti? In termini finanziari evidentemente questo, considerate che sono stati mesi a ricavi zero, la società è sufficientemente solida, gli azionisti hanno messo la loro parte rinunciando ad un anno particolarmente brillante come era stato il 2019 degli utili, lasciandoli dall'interno della società. La società è in sicurezza in qualsiasi prospettiva, sono state fatte tutte le azioni necessarie perché la società sia in sicurezza e perché anche i dipendenti, nonostante un passaggio attraverso, ahimè, dovuto alla cassa integrazione,
possano rimanere tutti in sicurezza. Si riparte anche da Firenze, senz'altro una stagione complicata per le porte estiva, perché Firenze è quella che aspettate le prossime mesi. Non vedevamo l'ora. Dopo tante settimane, finalmente una buona notizia per Dolomiti, per Firenze, per la città di Firenze e per l'aeroporto. A questo proposito vorrei ringraziare Toscana Aeroporti, naturalmente il presidente Carrai e l'ingegner Naldi per l'opportunità. Beh, oggi si parte con la Sicilia, con voli per Catania e Palermo, ma non abbiamo finito. Tra due settimane inizieranno anche quelli per Sardegna e Puglia, quindi Cagliari e Bari rispettivamente. Le tariffe di solito sono sempre un tema molto importante e sensibile per la vostra audience, partono da 178 euro andata e ritorno, oppure in alternativa si può scegliere da One Way a 99 euro. Questo è un primo passo che però sul quale vogliamo costruire nei prossimi mesi una ancora più stretta collaborazione con Toscana Aeroporti, anche perché ricordo che da pochissimo, da poche settimane, Air Dolomiti ha una base manutentiva a Firenze. Questo significa naturalmente, oltre che indotto, posti di lavoro e PIL. Cos'è una base manutentiva? Di fatto è un luogo dove si fanno manutenzioni anche importanti agli aeromobili che necessitano di un hangar, e da poche settimane, da due settimane, Dolomiti ha un hangar qui presso l'aeroporto di Firenze. Che stagione sarà? Mi chiedo solo questo, che stagione sarà? Ovviamente presto, ma cosa vi aspettate? Di limitare i danni, cosa vi aspettate? Beh, la stagione naturalmente non potrà essere paragonabile in negativo a nessuna delle precedenti. Però quello che è importante, noi commerciali piace tanto citare questa parola, è un po' il trend. Il trend è in crescita, da volare circa il 2% della produzione standard dell'inizio di marzo, si è arrivati al 15% in questo periodo e nel mese di luglio arriveremo al 25%. Questo per noi è sintomo che la voglia di volare e la voglia di esplorare è un po' insita nella natura umana e quindi ci fa ben sperare per i prossimi mesi.